un balcone affacciato sul Mar Tirreno, di fronte la costa, da Capodurlando a Cefalù, sullo sfondo le isole Eolie e alle spalle Monte Soro, la quarta cima più alta della Sicilia. Tutto attorno pascoli, boschi, uliveti e faggeti. È così che si presenta agli occhi dei visitatori San Fratello, piccolo centro di 4.000 abitanti che sorge a 675 metri di altitudine nel cuore del Parco dei Nebrodi. Nel territorio, che si estende in verticale per 82 km quadrati, la natura è incontaminata. Non è difficile incontrare nel bosco volpi, gatti selvatici, istrici, tartarughe terrestri, martore e diverse specie di uccelli. Qui, in un piccolo angolo di Sicilia, non arriva il frastuono delle città e gli unici suoni che si odono sono i versi degli animali che pascolano allo stato brado e lo scrosciare dei torrenti Inganno e Furiano che come in un abbraccio avvolgono il centro abitato di San Fratello. Le radici del centro nebroideo affondano nell'antico passato, quando era un insediamento greco chiamato Apollonia. Il monte offriva una posizione strategica non indifferente. Permetteva di osservare nitidamente tutta la costa, da Capodurlando all'odierna Cefalù. Durante l'invasione araba, la città fu distrutta e l'odierno paese, edificato successivamente in epoca normanna da una colonia di piemontesi, lombardi, liguri, emiliani e francesi venuti a conquistare la Sicilia con il conte Ruggero e la moglie Adelasia del Vasto, figlia del marchese Manfredi del Vasto. A difesa della cittadella fortificata, i normanni impiegarono soldati di Ventura, di origine longobarda provenienti dall'Italia settentrionale, e altri mercenari provenienti da regioni ancora più lontane, come la Francia meridionale. Gli abitanti di San Fratello passarono poi sotto diverse baronie, da quella dell'Angioino Ghillò d'Alesi all'ultima dei Cupane. Gli abitanti del piccolo paese nebroideo erano percepiti però come forestieri dagli altri siciliani, che li chiamavano i francesi. Un epiteto che probabilmente deriva anche dalla lingua che parlavano e che tuttora parlano, il gallo-italico. Un idioma particolare che rende il borgo del Messinese speciale e particolare, soprattutto agli occhi di studiosi di linguistica e glottologia. E proprio a questa lingua, incomprensibile e più, è dovuto il nome di San Fratello, in origine Castrum Philadelphi, da uno dei santi fratelli venerati nell'antico santuario del XIII secolo. Il nome San Frareo, cioè San Filadelfio, a causa dell'assonanza fra Fraeo, Filadelfio, Frea, fratello, e il francese frère, è cambiato in San Fratello. Il territorio di San Fratello ricade nel Parco dei Nebrodi e ospita un bosco che si conserva nella quasi totalità allo stato naturale ed è uno spettacolo per tutti i visitatori. Un territorio di grande fascino, ma anche straordinariamente fragile. San Fratello venne completamente distrutto da due frane nel 1754 e l'8 gennaio del 1922.
fu proprio a seguito di quest'ultimo smottamento di notevole grandezza che nacque, con un piano regolatore, il paese costiero di Acque Dolci, chiamato dai sanfratellani La Marina. All'epoca Mussolini proibì la ricostruzione del centro montano, ma i sanfratellani, con grande orgoglio ed ostinazione, mostrando attaccamento alla terra, alle tradizioni e spinti dalla voglia di continuare in loco le attività di pastorizia, ritornarono e costruirono di nuovo il paese. Ma il centro abitato di San Fratello non ha pace. L'ultima frana del 14 febbraio del 2010 ha devastato il quartiere Stazzone e la contrada Ariana. Ha privato i cittadini della scuola e ha costretto circa 1000 abitanti ad abbandonare le proprie abitazioni diventate inagibili. Lo sblocco dei fondi FAS, insieme al progetto di delocalizzazione, stanno dando nuova linfa alle speranze di rinascita per San Fratello, che come un'araba fenice vuole risorgere dalle ceneri e tornare a volare nel cielo dei Nembrodi. Nonostante questi eventi franosi, che nel corso dei secoli hanno distrutto gran parte del patrimonio artistico ed archeologico di San Fratello, ancora sul territorio è possibile trovare tracce antiche, come la grotta di San Teodoro, dove furono rinvenuti reperti dell'età della pietra, ossa fossili e strumenti, e gli scavi archeologici dell'antico insediamento romano Apollonia. Un tempo, prima delle rovinose frane del 1754 e del 1922, a San Fratello c'erano circa 27 chiese e 52 sacerdoti. Oggi si può ancora ammirare il santuario dedicato ai tre santi, Alfio, Filadelfio e Cirino. La costruzione di stile normanno fu fondata attorno al 1090 sul Monte Vecchio, un luogo solitario che conserva intatta la suggestione del passato e il fascino di un eremo. Il santuario nasce sui resti dell'antica chiesa di Santa Maria Palaziorum, costruita a sua volta con materiale recuperato da un tempio greco, in un miscuglio dunque di stili e tradizioni. È costituita da un'unica navata chiusa da una struttura a forma geometrica e da due piccoli vani laterali. I tre ambienti interamente sono divisi da un ordine murario che serve anche da sostegno agli archi e alla cupola. Sul fianco destro dell'edificio si appoggia un monastero di modeste dimensioni, abitato fino agli anni 40 da un frate questuante. Il santuario, considerato una delle preesistenze dei monaci greco-ortodossi, seguaci della regola di San Basilio, è rivolto ad est, perché il sole che sorge rappresenta la nuova vita in Cristo. L'intero complesso, oggi monumento nazionale, in passato dipese dall'abbazia basiliana di San Filippo di Fragalà, a Frazzanò. Devoti a San Nicola, i Normanni, durante la loro presenza a San Fratello, diedero impulso all'agricoltura, al commercio e all'arte. E tra le prime opere che realizzarono, oltre al castello di San Filadelfio, di cui oggi restano soltanto alcuni ruderi, la chiesa di San Nicolò, posta nei quartieri alti dell'impianto urbano, distrutta dalla frana nel 1922, poi ricostruita nel 1953 e nuovamente resa inagibile dall'ultima frana del febbraio del 2010. Importante poi la chiesa madre dedicata a Santa Maria Santissima Assunta, sita nella piazza del convento. Il prospetto della chiesa, in stile tipico delle chiese francescane, all'interno conserva questa sua peculiarità. All'interno la chiesa custodisce l'altare tabernacolo in legno finemente intarsiato da un francescano nel 1700 circa. Qui si può anche ammirare un trittico in argento sbalzato, raffigurante la vita dei santi protettori. Altra opera mirabile è il crocifisso ligneo di Fra Umile da Petralia, posto all'altare maggiore. Thank you.
Il convento francescano, che nei secoli fu centro di cultura e motivo di vanto per San Fratello, fu iniziato nella seconda metà del 1500 e terminato all'inizio del 1600. Completa la struttura del convento il chiostro, rara testimonianza del barocco siciliano. Da menzionare anche la biblioteca comunale del 1550, parte integrante del convento, che contiene circa 3.000 volumi, fra cui rari e preziosi codici. La biblioteca è intestata oggi a Benedetto Craxi, nativo di San Fratello, nonno del politico Bettino Craxi. È del 1600, invece, la chiesa di Maria Santissima delle Grazie di stile tardo barocco, situata in un posto davvero singolare, e invece del 1800 quella di Sant'Antonio Abate, porta la data del 1943 la chiesa di San Benedetto il Moro, il santo che ebbe proprio i natali a San Fratello intorno al 1524. San Benedetto è il primo santo nero canonizzato con regolare processo canonico da Papa Pio VII nel 1807. Tra i palazzi storici, la struttura architettonica di maggiore interesse è Palazzo Mammana, eretto nel XV secolo con la caratteristica forma a torre e sottopassaggio a volta. Se la parte più ricca di testimonianze storiche ed artistiche di San Fratello è andata distrutta con la frana disastrosa del 1922, è pur vero che il paese ha ancora molto da offrire a quanti amano i luoghi di montagna e le cerimonie tradizionali che affondano le loro radici nel passato, fra tutti i riti della Settimana Santa con i giudei e la festa del 10 maggio. La festa dei giudei è una manifestazione folcloristica della Settimana Santa che richiama nel centro nebroideo ogni anno migliaia di visitatori e appassionati di tradizioni popolari. Per le strade del centro, mentre si svolgono le processioni religiose, gruppi di persone con i volti coperti e con i vestiti sgargianti dal costume variopinto scorazzano e disturbano i fedeli con il suono irriverente delle loro trombe. I giudei indossano uniformi ottocentesche colore giallo e rosso ricamate, elmi e spalline dorate, il volto coperto da un cappuccio caratterizzato da una lingua di stoffa con una croce ricamata sulla punta ed una lunga coda nera. I giudei rappresentano una trasgressione e giovedì e venerdì santo affollano bar, osterie e suonano nelle case dove si fanno offrire dolciumi e vino. Nel tempo la festa dei giudei ha subito dei cambiamenti, ma continua ad essere uno spettacolo e una tradizione da mantenere e conservare. Un'altra festa tradizionale, risalente al Medioevo, agli anni di beatificazione e canonizzazione dei santi patroni, i fratelli Alfio, Filadelfio e Cirino, si svolge il 10 maggio di ogni anno. I sanfratellani raggiungono a cavallo il Monte San Fratello, meglio conosciuto come Monte Vecchio, dove si trova il santuario dedicato proprio ai tre santi protettori del paese. Accanto alle risorse culturali, artistiche e folcloristiche che caratterizzano San Fratello,
assume notevole interesse anche il vasto patrimonio ambientalistico, costituito essenzialmente dall'incontaminato bosco che occupa quasi la totalità del territorio. Il prezioso patrimonio floristico e faunistico della zona costituisce senz'altro una fonte di interesse turistico per l'impareggiabile vegetazione che si presenta allo sguardo dei visitatori. Basta percorrere la strada statale 289 per trovarsi immersi in uno scenario fiabesco fra querce, sugheri, cerri, olmi e faggi. Un luogo, il Bosco di San Fratello, meta ideale di campeggi e gite. Da qui si possono ammirare i suggestivi scenari dell'Etna fumante e i due specchi d'acqua del Maulazzo e del Biviere, che si trovano alle pendici del Monte Soro, raggiungibili anche in auto. Nel territorio di San Fratello non si può certo sfuggire al fascino di certi ambienti pastorali, testimonianza di un'economia basata essenzialmente sull'allevamento bovino e su quello della razza autoctona del cavallo sanfratellano. A San Fratello è facile continuare l'attività di famiglia legata alla pastorizia, soprattutto per via del territorio ricco di pascoli che non servono soltanto per i bovini, ma anche per l'allevamento di ovini, caprini e, recentemente, anche dei suini neri dei Nebrodi, razza pregiata e conosciuta in tutto il mondo. Nel territorio sanfratellano gli animali pascolano allo stato brado, con periodiche transumanze che si svolgono solidamente tra giugno ed ottobre. Da questa attività zootecnica, praticata di generazione in generazione, con metodi tradizionali derivano numerosi prodotti tipici locali, formaggi, provole, ricotte ed insaccati vari. Sono tutti prodotti genuini dall'alto valore nutrizionale e soprattutto un piacere per il palato. San Fratello è il luogo ideale per rilassarsi immersi nel verde della natura, per tornare indietro nel tempo con le feste tradizionali e anche per sentire parlare una lingua particolare, pur trovandosi nel cuore della Sicilia. Fino ad oggi il centro nebrideo ha puntato tutta la sua economia sulla zootecnia e sul commercio di prodotti tipici locali, quali formaggi, insaccati e dolci. Oggi il paese guarda avanti, e pur continuando a mantenere vive le antiche tradizioni e le attività centenarie, sta investendo energie e risorse nel settore turistico. I visitatori possono scegliere fra alberghi, ristoranti, bed and breakfast nel cuore del centro storico e nelle borgate, più a contatto con la natura ancora incontaminata. San Fratello intende diventare meta privilegiata di quel turismo di nicchia chi ama stare a contatto con la natura, passeggiare senza meta, fra i boschi rigogliosi incontrando animali selvatici, scoprendo fiori e funghi nascosti sotto le foglie. Ma è anche un turista quello che sceglie San Fratello come meta per le proprie vacanze, chi ama fare trekking, respirare aria pulita, raggiungere laghi e alte vette, oppure, più semplicemente, fare una salutare galoppata su un cavallo sanfratellano. San Fratello, oltre all'aria pura e alla natura incontaminata, offre anche specialità culinarie per la delizia di tutti i palati. Si può scegliere fra le carni provenienti dagli allevamenti locali o tra i prodotti caseari come il caciocavallo e la ricotta fresca o stagionata. Centro di storia, cultura e tradizioni, incrocio di colori, odori, sapori. Il visitatore è invitato ad un viaggio alla scoperta di questo scrigno di tesori, gelosamente custoditi dal tempo. San Fratello vi aspetta.